Restate con me fino alla fine perché oggi ho una sorpresa enorme per tutti voi. Ma ora prepariamo la nostra ricetta. In una padella mettiamo 150 g di broccoli che io ho tagliato finemente. Li facciamo saltare in padella con un filo d'olio d'oliva, del sale. Quanto mi piace il profumo di broccoli saltati. E se serve aggiungiamo anche un goccio d'acqua mentre li cuociamo. I nostri broccoli sono pronti, sono sufficienti un paio di minuti giusto per ammorbidirli leggermente. E ora prepariamo il resto degli ingredienti. In una ciotola mettiamo 300 g di farina di riso. Ora aggiungiamo una bustina di lievito in polvere per torte salate. Diamo una mescolata. Ora aggiungiamo 180 g di bevanda vegetale, di soia o di mandorle, scegliete quella che volete, senza zucchero però mi raccomando. Tutto insieme. Sì, tutta insieme. Aggiungiamo anche 90 g di olio d'oliva. E ora mettiamo anche 4 uova. Mescoliamo il tutto. Guardate che bell'impasto. Morbido, però non troppo liquido, mi raccomando. E ora aggiungiamo una carota grattugiata. Io l'ho grattugiata sui fori più larghi della grattugia. Quanti bei colori, Diana. Eh sì, quindi aggiungiamo le nostre olive, qui ho 70 g di olive verdi denocciolate e poi io le ho tagliate finemente. E ora i nostri broccoli. Ah, e la carota non l'ho cotta insieme ai broccoli perché grattugiata così finemente cuoce tranquillamente in forno nell'impasto. E ora mescoliamo il tutto. Manca solo il sale, quindi mettiamo due pizzichi. Qui, se volete, potete anche aggiungere delle spezie, per esempio della curcuma, del curry, se volete, altrimenti è buona anche così. E ora versiamo il nostro impasto nello stampo da ciambella, oleato infarinato, il mio è da 22 cm di diametro. Cerchiamo di non far pasticci. Inforniamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti. Andiamo. Ragazzi, fermi tutti perché in questo momento vi devo dare una notizia importantissima. Da questo momento vi annuncio che potete iscrivervi gratuitamente alla nostra masterclass online che si intitola Mangiare senza glutine e senza latticini e nella quale parleremo di due cose importantissime. Uno, come godersi il cibo senza il pensiero di dover stare a dieta tutta la vita e due, analizzeremo gli errori, anzi i tre errori più comuni e sottovalutati che fate nella vostra alimentazione in questo momento, adesso. Ma attenzione perché questo evento che abbiamo preparato per voi va bene a tutti, quindi se già ci seguite e seguite la dieta del gruppo sanguigno, oppure se mangiate senza glutine e latticini, oppure se siete vegetariani o vegani, è perfetta per voi. I posti però sono limitati e quindi affrettatevi a prenotare il vostro posto, noi vi lasciamo il link qui sotto, anche perché durante questo evento in diretta ci sarà una sorpresa molto speciale che però è riservata soltanto a chi si presenta in diretta e partecipa insieme a noi. E quindi i posti sono limitati purtroppo, cliccate qui sotto nei commenti sul link che vi riporterà sulla pagina per prenotarvi, lì potete scegliere una data perché ne abbiamo più di una e quindi vi aspettiamo in tantissimi. Ora prepariamo una besciamella semplicissima di riso, quindi nella ciotola io ho messo 250 g di bevanda vegetale, anche qui senza zucchero, e ora metto 25 g di farina di riso, poi 1-2 cucchiai di olio d'oliva, un pizzico di noce moscata e un pizzico di sale. Mescoliamo il tutto e poi portiamo sul fornello per far addensare. Ecco qui la nostra ciambella, l'abbiamo appena sfornata, l'ho fatta intiepidire leggermente, giusto il tempo di poterla togliere dallo stampo e adesso prendiamo una gratella, l'appoggiamo sopra e giriamo lo stampo. Così. Wow, che Wow! bella! Ora la mettiamo su un piatto. Mamma mia, che profumo e che soffice che è venuta, guarda, guarda che bella. Wow! E adesso la decoriamo, quindi prendiamo la nostra besciamella. Wow, ragazzi! Mamma mia! Non è Che finita. golosità! Non è finita, aspetta.
Poi mettiamo della granella di mandorle, le mie sono tostate, così sono più buone e saporite. Ora potete mettere dei rametti di rosmarino, io non li ho, quindi metto dei semplici rametti, così ricordano un po' il Natale. E poi per finire, se volete aggiungere qualcosa di rosso, ma solo per decorare, dei chicchi di melograno. Ne mettiamo qualcuno, giusto per renderla più natalizia. E adesso direi che possiamo assaggiarla. Sei pronto? Dai, vediamo un po' come è venuta dentro. Dai, dai, dai. Ah, pezzo proprio piccolo oggi, eh? Sì, dai. Wow, ma ragazzi, Wow! ma è meravigliosa, ma guarda qua. Wow! Vediamo quanto è soffice. Sì, è bella soffice e anche umida all'interno, quindi niente, assaggio. Wow. Vai. Wow! Ragazzi, questa ricetta è venuta uno spettacolo. Se ne volete altre così, lasciateci un mi piace a questo video e condividetelo per supportarci.